Il sindaco mi ha chiamato, spero che non abbia scoperto che sono stato io ad appiccare quell'incendio doloso. Saranno gli ergastolatori. Sempre se esistono ancora. Dopo che ho fatto fuori i sonni e ho monopolizzato la criminalità a Vice City, non ho più sentito parlare degli ergastolatori. È già passato un anno. Dubito sia una trappola della polizia, visto che sono io il re qua. Andiamo a vedere che vogliono da me, sti rompiscatole. Oh, ciao a tutti ragazzi, da quanto tempo? Come va? Era dai tempi del Sacro Romano Impero che non ci vedevamo, spero stiate bene. E niente, dopo un anno dalla sconfitta del cartello di Sonny e della totale scacciata degli ergastolatori, ho guadagnato così tanti soldi che Berlusconi mi guarda con invidia. Oggi però il sindaco della città mi ha chiamato, ha detto che necessita di me per una questione d'estrema urgenza, ovviamente non è una trappola, non credo voglia fare la fine dei polacchi nel 1939. Adesso svoltiamo a sinistra, di recente ho preso la patente. Falsificata da sovietici del Turkmenistan con falsa nazionalità coreana, a sua volta falsificata da cileni fuggiti dal Suriname per truffa ai danni dello Stato. Per fortuna lei Tony Versetti è arrivato qua, la situazione è più grave dello sbarco in Normandia. Avete ordinato una pizza e ve l'hanno data all'ananas? No, ora non esageriamo, l'avrei mandato tutti i cittadini alle armi, gli ergastolatori sono tornati, i nostri sistemi hanno avvistato delle navi che si stanno avvicinando alle coste, alcuni sono già sbarcati, tuttavia lei e l'esercito siete più che sufficienti per eliminarli definitivamente. No, aspetta, cosa? Unità 9, mi ricevete? Il nemico è sbarcato sull'isola, annientatelo subito, non deve avanzare. Unità 12, abbiamo bloccato il passaggio, ma il nemico sta arrivando, ci occorrono quanti più uomini possibile. Unità 117, abbiamo bloccato il passaggio, siamo in attesa di nuovi ordini. È terribile questa cosa, dopo un anno sono tornati gli ergastolatori, vabbè che sono scarsi come l'esercito di Monaco che nemmeno esiste, però che diamine. Signor Tony, non si preoccupi, tutto quello che deve fare è andare sul ponte e distruggere il grosso dell'esercito diretto verso la capitale, il resto ci penseranno i miei uomini. Questo è quanto, dovremo risolvere il tutto senza problemi. Ora vada, buona fortuna. Vedo di fare il mio meglio. Niente ragazzi, manco a farlo apposta, ho pensato agli ergastolatori e a chi spunta fuori. Gli ergastolatori ovviamente, è chiaro no. Se ben vi ricordate, tutta la mia avventura, ho avuto a che fare più e più volte contro gli ergastolatori, uscendone sempre vincitore, ovviamente uno può anche pensare che abbiano un super piano, ma sono troppo coglioni per averne escogitato uno. Dunque comandante, mi spieghi la situazione. Niente di che, stanno arrivando gli ergastolatori, gente abituata a fallire, dobbiamo semplicemente farli fuori tutti, il resto dell'esercito sarà in grado di batterli, visto che sono ridotti come il Burundi. Non che non siamo l'esercito americano, ma vabbè, vinceremo, è matematica. Stiamo arrivando, brutte merde! All'attacco! E così dopo un anno sentivate il bisogno di essere distrutti da me, e va bene, vi accontento, adesso mi posiziono sulla posizione esatta e prendo l'arma. Rat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 
potenza, e per tutta la vostra potenza, intendo la stessa della marina, inesistente, dello Swaziland. Adesso mi avvicino verso voi tramite l'ausilio delle mie gambe. No, aspetta, ma che cazzo sto dicendo? Vabbè, sta di fatto che tu sei morto, olè, adesso pensiamo a quest'altro, muri. No, aspetta. Adesso tocca a te. Oh cazzo, ho notato un aereo ergastolante, com'è possibile? Ah, questa volta Vice City tornerà nostra, oddio no. Nel dubbio almeno non la vedrai. XD. Ottimo lavoro uomini, non abbiamo ricevuto nemmeno una perdita, gli ergastolatori dopo un anno sono ancora più scarsi, sorprendente. Guarda, io non sono per nulla sorpreso, neppure se fossero passati 26 anni. Adesso meglio comunicare con gli altri soldati, dobbiamo verificare la situazione negli altri settori. Mi sentite? Qua è il comandante. Mi ricevete?
Non funziona, mi sentite? La radio funziona, a differenza dei tuoi uomini. No. Quella voce. Può essere solo sua. Cavoli Lasser, è stato davvero facile. Ve l'avevo detto, Omino, questi qua erano troppo scarsi da battere. La nostra vittoria è matematica. Una delle poche volte che sono d'accordo con te, comunque Tommy merdoso, spero mi senti, questa volta siamo tutti e tre riuniti per ergastolarti definitivamente. Abbiamo già distrutto parecchie unità, e voi Omino siete ancora in gamba, l'età non vi ha minimamente toccato. Cosa vorresti dire con questo? Oh no, ne stanno arrivando altri. All'attacco! Laser, Mordenus sono talmente inutili che m'ero pure dimenticato della loro esistenza, e c'è persino l'Omino nonostante la sua data di ok, ora basta, devo concentrarmi, il pensiero che ci sono quei tre schifosi ma stordito, crepate. Sono davvero troppi, ok, io sono Tommy Versetti, e quindi io posso fare follie senza rischiare, adesso nuova strategia. Vi faccio secchi con l'auto. Tommy, che cazzo stai facendo? Non preoccuparti generale, so quello che faccio. Ok, 4 eliminati, mi devo occupare prima dei loro uomini, e dopodiché, Laser, Mordenus e anche l'Omino, dovranno pagare con il loro sangue l'avermi ergastolato 16 anni fa nonché tutti i casini che hanno fatto prima e dopo, è il momento della vendetta. Cavoli Tommy, hai fatto una follia ma ha funzionato, però sembra che ne stiano arrivando altri. Potranno venire anche in 10 miliardi, noi resisteremo all'infinito. 11 minutes later. Cazzo, siamo rimasti solo io e te comandante. Ah, sono morto, fanculo. No, aspetta un momento. Tu che hai ucciso il comandante. Mi ricordo di te. Ebbene sì Tommy, sono io, il fottutissimo Mr. Right, non ci vediamo da almeno 10 anni, stiamo conquistando con successo l'isola, però voglio prendermi io il merito di ergastolarti, preparati Tommy, Mi ricordo di te, vice capo della polizia ergastolante, ancora mi chiedo come ha fatto l'Omino a non licenziarti, ma ora ci penso io, ti licenzio dall'esistenza. Light, brutto stronzo, sei quello che m'ha dato meno problemi, ma comunque devi pagarla non per aver contribuito alla mia ergastolazione nel 1971, ma perché esisti, crepa. È inutile Tommy, l'Omino mi promosse come vice capo della polizia, solo perché non voleva mandare in mezzo alla strada Mordenus, ma io sono il più figo di tutti, ora subirai l'ergastolo. Subisco una serie di proiettili schifosi. Muori. Tommy del cazzo, giuro che se ti prendo, ti faccio mangiare dei culi di ippopotamo indiano contagiato dall'AIDS, maledetto. Giravolta crepa. Cazzo. Non sto scappando, ho solo scordato i miei panzerotti fritti e ho fame. Più idiota di quanto mi ricordassi. Purtroppo qua mi vedi d'accordo con te, Tommy. Concordo anch'io, due volte in un giorno, assurdo è. Assurdo come dopo un anno ci incontriamo nuovamente. È destino Tommy, potranno passare anche 7000 secoli, noi non ci arrenderemo finché Vice City sarà nuovamente nostra, abbiamo effettuato un'enorme invasione, indebitandoci come il Giappone e l'Italia messi insieme, ma dettagli, ripagheremo dopo aver ripreso l'isola. Prego Mordenus, digli pure altro, ora basta, ora è il momento che avvenga la tua fine Tommy maledetto, non ti andrà bene come un anno fa, abbiamo dalla nostra il piano Z, che è scientificamente impossibile che fallisca, Se per Z intendi Lezzo, avete già perso come Napoleone in Russia. Questa volta l'ergastolo è inevitabile. Quando? L'Ungheria adotterà il cinese mandarino come lingua ufficiale. È inutile che fai questi esempi, stavolta non è come l'anno scorso che attaccammo uno alla volta, questa volta siamo tutti insieme contro di te, ma cosa speri di fare con questa strategia? Nemmeno Badoglio l'avrebbe fatta. È qui che ti sbagli Laser, la mia strategia ha funzionato e nemmeno te ne sei accorto. È ovvio questa sirena. No aspetta, un camion dei pompieri, che cazzo ci fa qui?
Ora che ci penso, mi sono dimenticato di assaltare le stazioni dei vigili del fuoco perché mi ero fermato a prendere un gelato. Mordenus, sei un idiota come al solito. Dopo che conquistiamo l'isola dico all'omino di renderti il capo della polizia, sì, ma della polizia fognaria che nemmeno esiste. Muri, ecco, ti ho fatto incazzare e quindi ora sei distratto, inoltre nemmeno ti rendi conto d'essere circondato dal fuoco. Oddio, Mordenus, ma non potevi portarti qualcosa di diverso da un lanciafiamme? Vado a fuoco. T'ho preso, Tommy disgustoso, visto laser che so rendermi utile. Non cambiare argomento, perché ti sei portato un fottuto lanciafiamme. Ma tu mi hai detto di portarlo con me. Quando l'avrei detto? Laser, ma ti stai rincoglionendo? Mi avevi detto, mi raccomando, porta un'arma da fuoco. Ora inizio a comprendere perché l'anno scorso decidemmo di affrontare Tommy singolarmente, ma porca puttana Mordenus, vedi di renderti utile. Ti ergastolo. No, sto morendo. Grande Mordenus, ce la stai facendo. Grazie, anche se mi stavi denigrando fino a 12 secondi fa. Piantala di dire stronzate ed ergastolalo. Maledizione, non è possibile. Muri. È inutile che mi spari, Tommy. Hai la salute di un cinese sotto overdose di eroina cambogiana. Basterà solo un altro po' di fuoco e morirai. Ma crepa. Dai, Mordenus. Dai. Ergastola, Tommy schifosetti. Grazie tante. Siete stati utilissimi. Oddio, no, non ci credo, è tornato indietro, Tommy maledetto. Oddio la schiena, Tommy schifoso. Olè, fuori uno, ora tocca l'asa. Ti ho battuto Mordenus, ma chi sono io, Uno che ha avuto semplicemente culo, anche se forse avrei dovuto bloccare anche le stazioni dei pompieri. Aia. Mordenus, che succede laggiù? Hai ergastolato Tommy, giusto? Lo spero per te più che altro. Mordenus, rispondi. Altro che porno, questa è goduria XD. Tommy, brutto stronzo, come osi farmi questo? Come dici, tua sorella era una prostituta, lo so, ci uscivo anche. Io sono il primo ministro. Precisiamo di sto cazzo. No, sto andando a fuoco e non riesco a muovermi. Tommy maledetto, la pagherai per questo. Hai sconfitto Mordenus, anche se non sono sorpreso, ma pagherai col tuo sangue questo. Che sorpresa è, vi ho battuti. Mordenus, è tutta colpa tua. Beh, almeno gli altri sono morti, è buono, no? Zitto, coglione. Via. Muoviti e ti ergastolo. 16 anni fa mi condannaste. Ora sono io, il giudice. E vi condanno a morte, Laser e Mordenus. Ok, l'hai voluto tu. Piano Z2. Cioè arrendersi a me. Dai su, siete più ridicoli. Sono proprio un figo, d'altronde mi chiamo Aldo XD. Ottimo lavoro Aldo, ti devo promuovere a vicecomandante dell'esercito. Ora tu. Vieni con noi. Da quanto tempo abbiamo atteso sto momento? Ehi, ma dove minchia sono? Nella tua casa, Tommy, sei stato colpito dal mio amico Aldo da un anestetico. Abbiamo anche riconquistato l'intera isola, dobbiamo solo far fuori le ultime sacche di resistenza. Ma, non la passerete liscia. Da quanto non sentivo le tue idiozie? Omino, da quanto non vedevo la tua faccia schifosa. Portami rispetto, io sono il tuo presidente, come legittimamente mi spetta. Alla fine abbiamo vinto noi, abbiamo ripreso ciò che era nostro di diritto, ora se non ti dispiace, andiamo a sistemare gli ultimi ritocchi.
Per fortuna questa cella ha la stessa resistenza di una casa europea nel 1944. Adesso vado a controllare Tommy. Adesso. Gli ergastolatori stavolta hanno superato il limite, non ci posso credere come si è ribaltata la situazione e che hanno ripreso Vice City. Tu intanto muori, bastardo, farai la fine dei cinesi nel 1937. Maledetto Tommy Cifoso, abbiamo riportato la libertà al popolo, tu non la distruggerai. Sì sì sì, le stesse frasi che disse Hitler quando invase l'Ucraina. Non puoi distruggere la nobile ideologia dell'ergastolo. Ti lascio presente che avete dovuto abbattermi per riuscire a vincere. Taci tua ministro della difesa, che nell'esercito spendevi gli stessi soldi che gli Stati Uniti spendono nell'assistenza sanitaria. Muori 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 muori. Ok, ora devo uscire da qui e sistemare questo casino. Laser, Omino, Mordenus, e anche Aldo e presumo Rudolf. Ora avete superato ogni cazzo di limite, dovete pagarla, abbiamo lottato e versato troppo sangue per riavere la libertà, non ce la toglierete di nuovo. Come prima cosa devo far fuori questi ergastolaminchioni. Ora mi muovo furtivamente. Non ci posso credere, cioè, gli ergastolatori, che per natura hanno sempre perso, l'anno scorso tantissime volte l'hanno sempre preso in quel posto tramite le mie mosse, hanno collezionato più sconfitte loro che l'Italia nella seconda guerra mondiale, hanno ripreso Vice City. Ma non finisce qui, farò avvenire un'altra rivoluzione, questa volta ci sarò pure io, colonnello Yua, non preoccupatevi, voi avete lottato per ridare la libertà alla nazione, e io manterrò il vostro sogno. Ho anche rivisto l'omino, non me lo ricordavo così vecchio, non ha nemmeno il certificato di nascita scritto in numeri romani, non ce l'ha proprio perché nemmeno esisteva quando è nato, l'impero romano, non il certificato di nascita. Quel vecchio di merda ha avuto il coraggio di lasciare l'Ecuador per venire qua personalmente, non ha capito che non è più nessuno, morirà, lo giuro, altro che presidente, 40 anni fa, nel 1947, prese il potere con un colpo di stato, quindi legittimo presidente, se. Oh no, muoio perché effettivamente muoio. L'abbiamo trovato? Presto, fate presto, facendo presto! Mi avete trovato, sono più problemi vostri che miei, morite! Maledetti, avete rovinato la mia giornata, dopo un anno senza di voi, avete fatto un grave errore, peggio dell'aver riconquistato Vice City, il vostro errore è stato farmi incazzare. Io vi ammazzo dal primo all'ultimo, vi ammazzo tutti. Chi è il prossimo? Beh, forza uscite fuori, dovevate saperlo che dopo aver fatto una cosa simile, sareste andati incontro alla mia ira, vi siete sempre creduti i migliori, ma non capite che qua sono io. Io ho il re, perché a stento avete la quarta elementare. Che bello, Vice City è di nuovo nostra, d'altronde noi siamo i più fighi del mondo. Io non ne sarei così sicuro, sai. Vi prego aiutatemi voi. Voi? Che cosa sta succedendo? Controlliamo. Oddio, guarda chi c'è. Aldo, Rudolf. Anche voi schifosi siete qua. Da quanto tempo? Non ti ricordavo così brutto. Esimo Tommy, siamo qui per riportare la purezza. Tu fa come dicevo quando ero ministro dell'educazione, su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Già che ad un ministro dell'educazione danno un'arma fa capire come siete ridocrepate. Beccati questo, insulso e ignorante Tommy. Ringrazia che Laser ha insistito che voleva anestetizzare. No, Aldo amico mio. Ti ho appena ringraziato del gesto. Non preoccuparti Rudolf, è solo una frattura alle costole e alle ginocchia e sto sentendo un dolore cane, ma per il resto sto bene. Di sicuro stai meglio di come sarà presto Tommy, odio la violenza, ma per te esimo Tommy, non meriti compassione, meriti di essere ergastolato nelle prigioni dell'inferno, altro che Dante Alighieri. Senti, siccome ci avete sempre tenuti nella merda, quando andavo a scuola, già eri ministro dell'educazione e ho sempre odiato le stronzate che ci obbligavi a studiare. Considerando quanto sei insulso si vede che le odiavi, io ho sempre voluto trasmettere il sapere ai nostri studenti, ma evidentemente con te ho fallito per ben due volte.
Mi dispiace, ma anche per voi l'età inizia a farsi sentire. Ora ditemi dov'è l'omino. Tommy idiota, non ti diremo che l'omino si trova più in là te. Tranquillo Aldo amico mio, dopo ciò che hai subito è normale tu sia stordito. Siccome non mi state particolarmente sui coglioni, vi lascio in vita. Ricordate questo mio gesto. Tommy, mi senti? Per fortuna sei ancora vivo, gli ergastolatori hanno preso il pieno controllo dell'isola, mi avevano anche catturato, ma li ho drogati con dell'eroina pagliata male e mi sono liberato, ti prego vieni alla villa. Ok Kane, sto arrivando, ma prima devo sistemare una volta per tutte quello schifoso dell'omino. È giunto il momento della mia vendetta, l'omino ci ha privati della libertà per 39 anni e non gli permetterò di privarcela per altri anni, non esiste, deve sparire prima del tempo quello schifoso. Preparati omino, e anche tu Laser, nonché Mordenus, pagherete tutto il male che ci avete fatto. Presto Laser, ho visto schifosetti da quella parte. Lasciamo stare l'ergastolo, solo la morte può fermare quello là. Laser, omino, sono qui per farvi sparire dalla faccia della terra, siete venuti qua per morire. Ti faccio i miei complimenti solo per l'essere fuggito, per il resto non riuscirai a battermi. Anni fa ho fatto un colpo di stato da solo, volevo dire ho guidato la gloriosa rivoluzione ergastolante, voi avete fatto un colpo di stato schifosi. Puoi mentire a te stesso, non a me. Ora basta, con la vostra morte il regime terminerà. Io non mi sottometto a due sacchi di merda con le gambe. Pagherai la tua insolenza, devi accettare che siamo noi qua i tuoi capi. Lo accetterò quando la Jugoslavia adotterà il finlandese per la segnaletica. Oh cazzo sono scesso, mannaggia l'età. Tommy schifoso. Ora siamo solo io e te Domino. Ma dove stai arrivando? Ho atteso per 20 anni questo giorno. Come dicevi Omino, chi è il capo qua? Che vergogna! Tommy ride d'avermi investito. Io gli darei il ergastolo. Ora tocca a te Laser, la tua fine è prossima. Tommy disgustoso, pagherai per ciò che hai fatto all'omino. Inizio a pensare che soffri di qualche ritardo mentale. Laser, dove siamo? Siamo vicini ad un ospedale, e non preoccupatevi, Tommy è morto, l'ho ucciso con le mie mani. Non ho idea di cos'è successo. Laser e l'omino sono spariti. Sono troppo confuso. Vabbè, meglio non pensarci. Aia però. Sono a pezzi. Non ci posso credere. È assurdo pensare che è successo tutto questo. Dopo un anno, gli ergastolatori sono tornati e hanno vinto. Lo sapevo io che avrei dovuto rubare un aereo e bombardare l'Ecuador. Per strada non c'è nessuno. È terribile tutto questo. Ergastolatori, sarò ripetitivo, ma non oggi, non domani, ma un giorno pagherete col vostro sangue. Avete anche osato ergastolarmi per una seconda volta, anche se almeno stavolta ho scontato 15 minuti e non 15 anni. Sono vicino alla villa, alla fine Ken aveva ragione, la coca tagliata male può tornare utile. Sono a pezzi maledizione. Non riesco manco più a parlare. Però una cosa la voglio dire. Ergastolatori, siete dei grandissimi... Ah, quasi dimenticavo. Eccoci alla villa. Se vi ricordate, l'ho fregata a Diaz, quando Lance ancora non mi aveva tradito. Per fortuna che è sempre rimasto con me. E sono certo che non ci lasceremo mai. Non in quel senso sporcaccioni. Tommy è terribile, gli ergastolatori hanno riconquistato l'isola. Cavoli Kane, se non me l'avessi detto non me ne sarei mai accorto. Purtroppo sì, ma per fortuna sono troppo incapaci per prendermi. Ora cosa possiamo fare?
Niente, torneremo a gestire la criminalità con gli entai a nero, senza però sonni in mezzo alle scatole. Niente può fermarci. E Vice City un giorno tornerà libera. Credimi. Grazie di esistere, Tommy, davvero. Niente potrà fermarci. Noi siamo i più fidi di tutti. Alla fine abbiamo vinto, signori, vi ho insultati per un anno intero, ma ho sempre creduto in voi in realtà, anche quando vi ho dimezzati il cibo e minacciato di buttarvi in pasto agli squali. Appena i miei uomini fanno pulizia degli ultimi membri della resistenza, potremo finalmente abbandonare questo bunker, finalmente addio a questo Ecuador schifoso. Il potere è di nuovo nostro, questa cena dobbiamo godercela come festeggiamento. Un plauso in particolare a Lasser e Mordenus che attualmente è in infermeria, hanno lottato valorosamente, ma complimenti specialmente a Lasser che ha fatto fuori Tommy Versetti, i nostri problemi sono finalmente terminati, abbiamo riportato parecchie perdite, ma a parte quello abbiamo stravinto. Abbiamo già promesso accordi con gli Stati Uniti, stavolta meglio non rifare l'errore di chiudere i rapporti, perché ergastolammo un produttore pornografico sull'isola e quindi hanno finanziato i rivoluzionari per scacciarci, ci limiteremo alla semplice espulsione. Un momento. Tommy Versetti ha fatto fuori già 17 militari ergastolanti e venduto 25 entai non censurati. Ha scritto su un muro che sono nato da una prostituta, ha ucciso dei lavoratori addetti nella costruzione di una mia statua, e ha detto che appena torno mi farà fare la fine dei cambogiani nel 1977. Ma Tommy non era morto, se è morto come ha fatto a compiere questi atti contro la mia repubblica? Tommy è ancora vivo, è ancora vivo! Dunque Tommy è vivo, e sta già iniziando a metterci i bastoni fra le ruote, Lasser, quindi è quello che penso io e mi hai di nuovo mentito! Omino era per tranquillizzarla. Peccato che ora sono incazzato nero. Nemmeno nella vittoria posso avere una gioia. Lasser sei un gran...
see you.